Buenos días. Todos hemos visto ayer tarde la fumata blanca y con la gran sorpresa muy positiva la aparición del nuevo romano pontífice, del nuevo obispo de Roma, como se ha presentado, con ese estilo tan sencillo, tan peculiar, que se ha ganado el cariño y la acogida del pueblo de Roma, que se ha hecho presente de manera tan masiva en la plaza de San Pedro. Yo creo que esto ha sido tan evidente para todos nosotros con esa aparición que nos ha llenado de gran esperanza. Aggiungo solo alcune osservazioni che probabilmente molti di voi hanno già fatto. Nella Cappella Sistina, per l'atto di omaggio da parte dei cardinali, lo posso dire perché il conclave si chiude con l'accettazione di per sé, quindi anche l'atto di omaggio non è più oggetto di un segreto totale. E lo ha ricevuto stando in piedi davanti all'altare e senza sedersi, diciamo, sul seggio a cui normalmente avrebbe dovuto sedersi per ricevere l'atto di omaggio. Sull'abito molto semplice con cui si è presentato, senza la famosa mozzetta, la mantellina, la croce che ha portato è la stessa che aveva prima anche da vescovo, piuttosto semplice. E poi le cose che ha detto e fatto non ha bisogno di ripeterle. Ci ha colpito questo atteggiamento pastorale del Vescovo di Roma, in particolare il rapporto con la grande comunità di Roma, aver voluto il vicario di Roma vicino a sé in questo momento è stato anche un aspetto nuovo rispetto al passato. Un altro particolare che ci ha colpito tutti è stato chiedere la preghiera del popolo su di lui prima di dare la benedizione, inchinandosi e quindi chiedendo la benedizione di Dio tramite la preghiera del popolo, e questo è stato un atto molto significativo. Il nome Francesco, di evidente sapore evangelico, che per tutti quelli che continuano a chiedermi è Francesco e non Francesco I. Basta Francesco perché non ce n'è stato ancora un altro. Il prossimo si potrà chiamare secondo, ma questo si chiama Francesco e basta. Some details about yesterday, what happened in the Sistine Chapel and afterwards. The rite calls, the conclave ends with the election, and therefore what we're sharing with you now is not breaking any vow of secrecy. For the homage that's paid to the Pope, rather than sitting in the throne chair before the altar, he remained standing and received his brother cardinals one by one. If you notice the habit, the robe that he wore last night, the cassock, it was the simple white cassock with just the top part. He didn't wear the mozzetta or the mantellina on top of that, and he chose to have his own pectoral cross that he wore as a bishop and as the Cardinal Archbishop of Buenos Aires. He did not wear anything else. When he came out onto the loggia, he insisted on having with him to his right the Cardinal Vicar of Rome. That's the bishop, the Cardinal of Rome, who really oversees the Diocese of Rome. And he made special reference to the people of Rome, the people of his diocese, the Bishop of Rome, and that was extremely important. By choosing the name Francis, it is Francis of Assisi, and we're going to call him Pope Francis, not Pope Francis I. When the next pope is named Francis, then he'll be Francis I and then the second one. But now we're glad to have Francis, Pope Francis. Hemos visto una serie de gestos, algunos y otros no, que el padre Lombardi nos ha referido en el interior de la Capilla Sistina. Ha recibido la reverencia y el saludo de cada uno de los cardenales electores, puesto de pie y no sentado en el centro, sino con esa muestra de sencillez y de humildad. Y luego ya en el balcón principal de la fachada de la Basílica de San Pedro, lo contemplamos todos con su sotana blanca,
del Papa, pero sin la manteleta pues con esa sencillez, con la estola después para dar la bendición, y llevaba el pectoral que ha llevado siempre como obispo de plata ennegrecida, veíamos, y no portaba ningún pectoral de oro, que es el crucifijo que llevan los obispos y lleva también el Papa. Hemos visto también su inclinación para recibir la bendición de Dios mediando la oración del pueblo de Roma, ante el que se ha presentado como su nuevo obispo, que tiene pues a su lado al cardenal vicario para la diócesis de Roma. Hemos visto todos estos gestos, así como pues el tomar para sí el nombre de Francisco, solo Francisco, no hay que poner ningún, ni primero ni nada, porque el que venga después, que el Papa que después elija también en el futuro el nombre de Francisco, pues ya se llamará Francisco II, pero basta con Francisco, de tanta resonancia evangélica de Francisco de Asís para la Iglesia permanentemente. Je résume tout ce qu'on vient de dire en français pour nos amis francophones qui nous regardent. C'est pape François. On ne dira pas pape François Ier. Il faut attendre l'autre François, un prochain François, pour qu'on dise François Ier. Mais pour le moment, c'est le pape François. C'est bien sûr François d'Assise, le patron. Et c'est un très bon modèle biblique. Ça correspond très, très bien à la vie de cet homme très simple. Il nous a manifesté plusieurs gestes très simples dès son élection. Au lieu de rester assis dans le trône dans la chapelle Sixtine, il restait debout. Il portait la soutane blanche avec sa croix pectorale d'évêque. Ce n'était pas la croix pectorale comme prévu. Et puis la manière qu'il s'est adressé à toute la foule comme un pasteur. Il était très soucieux du diocèse de Rome et c'est pour cela qu'il a insisté que le vicaire de Rome soit à sa droite. Un altro piccolo particolare nel rientrare dopo la benedizione alla casa di Santa Marta, era stata preparata la auto solenne SCV numero 1 per il Papa e invece ha voluto andare sul pulmino insieme a tutti gli altri vescovi, così ai cardinali, così come era venuto, così ha voluto tornare insieme agli altri. E durante la cena, che è stata una cena molto festosa, alla fine ha detto solo 3-4 parole di ringraziamento, dicendo che Dio vi perdoni per quello che avete fatto. When they left the Sistine Chapel last night to return to Santa Marta, a special car was prepared for him with the license plate Stato della Città Vaticano 1, number 1. He said, no, I'm going in the bus because I came here in the bus with all of you. I'll drive back in the bus to Casa Santa Marta. And also, at the dinner, there was a little toast to him at the end of the meal. He just said a few words, and at the end he said, may God forgive you for what you've done. Sí, al terminar la bendición Urbi et Orbi que escuchamos ayer desde el balcón principal de la Basílica, el Papa ha vuelto a Santa Marta, pero no ha usado el automóvil oficial del Sumo Pontífice con matrícula Estado de la Ciudad del Vaticano número 1. No ha usado el coche del Papa, el automóvil oficial, sino que ha subido en el microbús, en el autobús que traslada al resto de los cardenales y obispos para la cena en Santa Marta. Y ya después en la cena ha sido pues una cena con un ambiente muy festivo, muy alegre, en la que el Papa ha dado las gracias y ha dirigido unas breves palabras a los cardenales y les ha dicho, aparte de darle las gracias, que Dios os perdone por lo que habéis hecho. Ieri sera il nuovo Papa ha telefonato al Papa Emerito a Castel Gandolfo e dopo che, come abbiamo sentito dalla loggia, aveva già ringraziato e fatto pregare anche il popolo per lui. Con questo contatto, diciamo, telefonico, il primo contatto, il primo saluto e ringraziamento è avvenuto, quindi non dobbiamo aspettare da un momento all'altro che vada fisicamente a Castel Gandolfo. Ci andrà
qualcuno dei giorni prossimi o seguenti, però non dovete pensare che ci vada oggi o domani o dopodomani, quando ci andrà lo diremo, ma non è una cosa imminente. Ecco, il contatto, il dialogo, il saluto e il ringraziamento ha già avuto luogo. After the election and the events, the Holy Father called Pope Emeritus Benedict on the telephone. At some point over the next days, he will go to visit at Castel Gandolfo, but not tomorrow or the next day. As soon as that's in place, we will let you know. But that's not planned for the next few days. El Papa Francisco ayer, después de su elección, pues llamó al Papa Emérito, a su Santidad Benedicto XVI, habló por teléfono con él, y no podemos esperar, como parece ser que había esa inquietud, o esa pregunta de que hoy o mañana o pasado mañana pues sea previsible que pueda trasladarse físicamente a Castel Gandolfo para saludar y estar con el Papa Emérito. Ya se comunicará, pero ya he tenido un primer contacto y además ayer inició sus palabras de saludo a la multitud en la Plaza de San Pedro, haciendo esa oración especial que todos seguimos por el Papa Emérito. Questa mattina il Papa Francesco alle ore 8 è andato a Santa Maria Maggiore per fare quell'omaggio alla Vergine che aveva annunciato già nel discorso di ieri sera. È arrivato alle 8:05, quindi praticamente poco dopo le 8 nella Basilica, e era accompagnato dall'arciprete della Basilica, Santo Savrilli Castiglio, e dal vicario di Roma. Lì è stato accolto dal capitolo della Basilica, dai confessori e dal personale che serve e lavora nella Basilica. È andato alla Cappella della Madonna, Salus Populi Romani, portava lui in mano un mazzo di fiori, piccolo mazzo di fiori, e lo ha deposto sull'altare. Poi ha pregato un poco in ginocchio e poi ancora un poco seduto, una decina di minuti in silenzio. E dopo di questo ha salutato quelli che erano nella cappella, cioè i membri del capitolo e i confessori e i frati che servono. Poi è passato davanti all'altare maggiore. Come sapete, sotto l'altare maggiore di Santa Maria Maggiore c'è la reliquia della culla, della crippe, insomma, ecco, di Gesù, e secondo la tradizione, e poi è andato nella cappella di fronte, che si chiama Cappella Sistina, e non è la Cappella Sistina di Michelangelo, si chiama Sistina anche quella, dove si trova l'altare su cui Sant'Ignazio di Loyola celebrò la prima messa, la sua prima messa, nella notte di Natale. Ignazio era molto devoto a Santa Maria Maggiore, proprio perché c'è la reliquia della mangiatoia, e ha voluto celebrare la sua prima messa a Santa Maria Maggiore nella notte di Natale, dopo mesi di attesa, dopo che era stato ordinato. Allora, per i gesuiti quello è un luogo molto significativo, e allora il Papa Francesco è andato anche brevemente davanti a questo luogo, e poi anche sostato davanti alla tomba di San Pio V, che si trova nella stessa Cappella Sistina. Ecco. Quindi poi dopo è tornato nello spazio principale della Basilica, ha salutato il personale della Basilica, anche i laici, quelli che lavorano nella Basilica, e poi è ripartito. This morning the Pope left the Vatican around 8 o'clock to visit St. Mary Major Basilica. He indicated last night that he wanted to visit Madonna. He went to this church, one of the principal basilicas of Rome, and went first of all to the side chapel that houses the beautiful icon Salus Populi Romana. Salus Populi Romana.
After praying there, kneeling down, he sat down for about 10 minutes. Then he moved into the central part of the church. And under the main altar are the relics, what is believed to be the relics of the manger from Bethlehem, where Jesus was born. He prayed there quietly. In the basilica at the time were the chapter of canons, the confessors, and some of the personnel who work at St. Mary Major Basilica. He then went to the side altar on the right-hand side, where there is a special altar preserved there, and this is the altar where St. Ignatius of Loyola celebrated Mass and Christmas. It's a very special place in Jesuit spirituality and in Jesuit history. Following that moment, he then greeted the people that were in the church itself. He was accompanied to the church by the Cardinal Vicar of Rome and greeted by the Cardinal who is overseeing the Basilica of St. Mary Major. Como anoche anunció el Papa Francisco que visitaría a la Santísima Virgen esta mañana, pues poco después de las 8 se ha dirigido a la Basílica de Santa María la Mayor, ha realizado su primera salida del Vaticano a esta basílica donde se encuentra, se venera pues a Santa María Salus Populi Romani, tan querida por el pueblo de Roma. Y allí ha sido recibido por el arcipreste de la Basílica, el cardenal español Santos Abril, y también por el vicario para la ciudad de Roma, que le han acompañado. Se ha dirigido, además de saludar al cabildo de la Basílica de Santa María la Mayor, se ha dirigido ante la Virgen y allí ha rezado durante unos 10 minutos de rodilla, le ha ofrecido un ramo de flores y después ha pasado delante del altar mayor donde se venera la reliquia de la cuna de Nuestro Señor, según la tradición. También se ha dirigido a la llamada Capilla Sixtina de la Basílica de Santa María la Mayor, donde San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, celebró su primera misa de medianoche, su primera misa del gallo en Roma. También de ahí se ha dirigido ante la tumba del Papa San Pío V, donde están sus reliquias, y posteriormente ha saludado al personal que trabaja en la Basílica de Santa María la Mayor. The Pope also prayed at the tomb of St. Pius V, which is in the same chapel. The chapel is called, where the altar is, the chapel is called the Sistine Chapel, not this one here, but the Sistine Chapel after Pope Sixtus. Il Papa è andato ed è tornato da Santa Maria Maggiore senza un corteo di macchine, ma su una delle macchine della Gendarmeria Vaticana, e quindi in una forma estremamente semplice. E dopo aver visitato Santa Maria Maggiore, quando usciva c'erano i ragazzi di una scuola che è lì davanti alle finestre che lo salutavano, è andato alla casa del clero di Via della Scrofa dove abitava prima di entrare in conclave. Lì ha preso i suoi bagagli, ha salutato il personale, ha pagato il conto per dare il buon esempio e poi è tornato a Santa Marta. C'est très important ce qu'il a fait en sortant de la basilique. Il a salué tous les jeunes d'une école qui était en face. Puis il est parti, pas en grande procession, mais dans une voiture très simple avec la police du Vatican. Et puis en revenant, il s'est dit, je veux m'arrêter à la Casa del Clero, à Via della Scrofa, à prendre mes bagages. Alors il a pris ses bagages parce que c'est là qu'il a passé les jours de la congrégation et en descendant il s'est arrêté au bureau pour payer la facture de sa chambre pour donner un très bon exemple aux autres. So when he left the Basilica of St. Mary Major, there was a bunch of children in a school across the way and he waved. He was not in any procession of cars, in one of the normal Vatican cars, just accompanied by some of the police or the gendarmes from here. He decided to stop at the Via della Scrofa at the priest's residence, right near Piazza Navona. He wanted to get his luggage and his bags. He had left everything there since he'd been staying there during the time of the congregation, since she's been here. He then stopped in the main office, greeted everyone, and decided to pay the bill for his room that he had been occupying for the past few weeks, because he was concerned about giving a good example of what priests and bishops should do.
Después de su visita a la Basílica de Santa María la Mayor, el Papa ha vuelto al Vaticano, pero antes ha querido pasar por la casa, la Domus Internationalis Paulus VI, donde habita normalmente durante sus estancias en Roma. Y antes, de manera también muy sencilla, porque ha vuelto en uno de los coches de la Gendarmería Vaticana, sin mucho acompañamiento, ha saludado a través de la ventana a niños de un colegio. Y una vez en la Vía de las Crofas, ya en la Casa Internacional del Clero, pues ha recogido sus pertenencias, con lo cual pues ustedes imaginarán que él tenía la intención de volver, con lo cual para él también ha sido una sorpresa su elección. Ha recogido pues sus pertenencias que tendría allí, su maleta y sus cosas, y ha saludado al personal de esta Casa Internacional del Clero y ha pagado su cuenta para dar ejemplo. Bueno. Poi è ritornato a Santa Marta e ha passato poi il resto della mattina organizzandosi per i giorni successivi e incontrando collaboratori. Oggi pomeriggio, come sapete, alle 17 c'è la messa nella Cappella Sistina, concelebrata con i cardinali che hanno partecipato al conclave. Come sarà questa messa? I testi della messa sono stati annunciati molto sinteticamente sul sito dell'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche nel sito vatican.va. Lì trovate il formulario, è di una messa per la Chiesa e sono indicate le letture che verranno utilizzate. Non ve le dico qui, le potete trovare con precisione sul sito. Però attenzione che sul sito non è pubblicato integralmente un libretto, sono solo indicati i formulari liturgici e i testi e le citazioni dei testi delle letture. Quindi bisogna saperli leggere per documentarsi se si vuole seguire in dettaglio. La messa dovrebbe essere celebrata in latino, con le letture in italiano. La omelia, dobbiamo vedere cosa sarà, può essere in italiano anche diciamo fatta dal Papa con una certa spontaneità, quindi se qualcuno deve farne la cronaca, la telecronaca o la radiocronaca, consiglio di avere una persona che capisca l'italiano, perché non penso che avremo dei testi di quello che il Papa dirà da dare in anticipo e tradotti in altre lingue. Quindi attenzione, questa è una delle sorprese o scoperte di avere un nuovo Papa al primo giorno di pontificato, ecco, l'omelia dobbiamo seguire con attenzione, probabilmente, anzi quasi certamente, non avremo prima un testo in mano. For the Mass this evening, the concluding Mass of the Conclave, it's at 5:00 in the evening in the Sistine Chapel. The Holy Father will preside and the concelebrants will be the Brother Cardinals, all of the College of Cardinals. Regarding the Mass is found on the Vatican website, the principal parts of the Mass and the readings. It's not in the PDF booklet format that you're used to, but it does give the scripture readings. About the homily, we don't have a text for the homily. Just be patient. It's most likely going to be given spontaneously in Italian. Therefore, if you're providing television or radio commentary on this or translation, simultaneous translation, be sure that you have someone who understands and speaks Italian so they can do the proper translation. We're in the first days of the pontificate, what we call the days of surprise, which require a little bit of patience. So that's what you find on the Vatican website. It is not the PDF file of the liturgy booklet that you're used to.
El Papa Francisco ha vuelto a Santa Marta y, bueno, pues prepara para esta tarde, que como ya se les ha anunciado, a las 17 horas presidirá la Santa Misa con los cardenales electores en la Capilla Sixtina. El texto litúrgico no hay libreto, sino que lo tienen en la web, en el sitio web del Vaticano, del oficio de ceremonias pontificias. Allí tienen el texto de la misa, que será en latín, con las lecturas, la indicación de los textos bíblicos de las lecturas, que serán en italiano. Sí es importante estar muy atentos a la homilía, la primera homilía del Papa Francisco, y pues podremos encontrar elementos muy importantes para hacernos una idea de esta presentación y en esta primera celebración litúrgica del nuevo Papa. No disponemos del texto de esta homilía, que probablemente tendrá una parte de improvisación, será probablemente en italiano, casi con toda seguridad, y invitamos a seguir con mucha atención esta primera homilía del Santo Padre. Dopo essere stato alla Cappella Sistina, il Papa toglierà i sigilli dell'appartamento papale, in modo che poi si possano iniziare eventualmente i lavori, che però si prevedono molto semplici e rapidi, di aggiornamento, di sistemazione dell'appartamento. Come avevamo detto, in questo periodo il Papa si prevede che rimanga alla casa di Santa Marta, nell'appartamento papale che c'è nella casa di Santa Marta, con alcune stanze, però non dovrebbe essere un tempo lungo, perché l'appartamento papale è in buono stato, quello nel Palazzo Vaticano, e quindi si prevede che questi lavori siano piuttosto brevi. Following the Mass in the Sistine Chapel, the Pope will go up to the Papal Apartments in the Apostolic Palace and remove the seals from the doors and the elevator and take possession of the apartment. Even though he won't begin living there immediately, there's a couple things that have to be done to make sure it's ready, very small things, because it's in a very good state. The Pope will continue residing in the special apartments or rooms for him at the Casa Santa Marta. There's a suite designated for VIP guests or significant officials, and he's living in that because it has several rooms for receiving people. Después de la misa de esta tarde con los cardenales electores, el Santo Padre se dirigirá al apartamento pontificio en el Palacio Apostólico, que, como saben, fue clausurado, según mandaba la Constitución Apostólica, por el cardenal Camarlengo. Y romperá pues ese sello y visitará el apartamento, que en estos días será acondicionado. No necesita mucho trabajo de acondicionamiento porque está en muy buenas condiciones, con lo cual la estancia del Papa Francisco en la Casa Santa Marta se prevé muy breve y lo veremos pronto en el apartamento pontificio, en el apartamento del Santo Padre. Guardiamo un attimo gli appuntamenti dei prossimi giorni, che sono già stati annunciati ieri sera, ma li rimettiamo appunto insieme. Domani, venerdì alle ore 11, nella Sala Clementina, il Papa riceve e saluta tutti i cardinali, quindi non solo gli elettori, ma anche tutti gli altri che fanno parte del collegio. Questa è un'udienza di carattere piuttosto semplice, familiare, quindi non penso che ci siano grandi discorsi, è proprio un incontro familiare in cui ognuno risaluta il Papa, non in un contesto solenne o di celebrazione, ma in un contesto di incontro più semplice. Sabato alle ore 11 nell'aula Paolo VI, cioè qui alle mie spalle davanti a voi, tutti i rappresentanti dei media, tutti i giornalisti che sono qui e anche quelli che vogliano venire sono invitati a un'udienza, un incontro con il Santo Padre alle ore 11. Non c'è bisogno di biglietti particolari, con il vostro accredito, ma anche se ci sono altri colleghi
della stampa che vogliano venire, anche che non fossero, diciamo, accreditati specificamente, possono venire. Quindi sabato alle ore 11 qui nell'aula Paolo VI, incontro con i rappresentanti dei media. Anche i papi precedenti lo avevano fatto nei giorni seguenti alla loro elezione, per incontrare, ringraziare e salutare tutti noi che lavoriamo in questo campo in questi giorni. The schedule for the Pope for the next few days: tomorrow at 11 o'clock in the Sala Clementina, he will receive the cardinals in a very simple, fraternal way. No speeches are expected. This is an opportunity for them to greet one another and the Pope to thank them for being here. On Saturday morning at 11 o'clock, there will be an audience in the audience hall, which is right behind us, for all of those involved in the media. Those of you with passes, accreditation passes, and even your colleagues and friends who don't have them, you should come to the audience hall. Which door? So these walls will be taken down, these walls that were put up for the congregation meetings. Non quella porta? Che porta? Sì, l'ingresso dell'aula, da qua you come in the glass doors, the audience hall doors, and you'll be taken in. There's a special way to take you into the audience hall. So that's at 11 o'clock, and it's open to you, and no tickets are required. Simply come, use your pass, or have your friends come with you. Adelantando y explicando un poco más cómo serán los actos de los dos próximos días del Santo Padre, decirles que mañana a las 11 el Santo Padre recibe en audiencia en la Sala Clementina a todos los cardenales, a todos los miembros del Colegio Cardenalicio, tanto los cardenales electores que han participado en la misa de esta tarde con él, como al resto de los cardenales que no han podido asistir al cónclave. Y esto lo hará en un ambiente muy familiar, se irá deteniendo en el saludo con cada uno de ellos. Por tanto, eso lo tenemos, no se espera pues, un gran discurso ni nada, sino en un ambiente de familia y al mismo tiempo de cercanía a cada uno de los cardenales. El sábado 16 de marzo a las 11 de la mañana tendremos los comunicadores, los periodistas, los técnicos de la comunicación que hemos trabajado estos días en el seguimiento de la renuncia de la sede vacante y de la elección del nuevo romano pontífice y a la espera del inicio de su pontificado, pues tendremos una audiencia con el Santo Padre que nos recibe aquí en el aula Pablo VI. No hace falta ningún billete para entrar, basta con la acreditación y podemos invitar a compañeros y compañeras nuestros que estén deseosos de ver al Santo Padre, que nos recibe en el aula Pablo VI, aquí, en el gran aula que tenemos a la espalda nuestra y de frente a ustedes. Y el ingreso, la entrada, es por la entrada habitual a las audiencias al aula Pablo VI. Domenica ci sarà il primo Angelus del Santo Padre e sarà dalla finestra dello studio come abituale. Quindi anche se c'è qualche lavoro nell'appartamento andrà ugualmente nello studio e farà l'Angelus come lo conosciamo dalla famosa finestra che dà su Piazza San Pietro. E martedì alle ore 9:30 nella piazza di San Pietro, sperando che il tempo sia buono, siamo tutti invitati per la messa di inaugurazione del pontificato. Quindi la grande messa è martedì 19, festa di San Giuseppe, alle 9:30 del mattino. Non ci sono biglietti anche per questa messa. Tutti quelli che vogliono venire possono venire alla piazza, entrano e arrivano dove riescono ad arrivare. Quindi non chiedete biglietti alla prefettura della Casa Pontificia né a noi, si va senza biglietti alla messa del 19. Io penso che forse lunedì, in un briefing di lunedì, potremo fare la spiegazione dei riti di questa messa. Penso che è bene farlo lunedì prossimo, lasciamo domani e dopodomani su altri temi. The Pope will give his first Angelus address on Sunday from the papal apartment window, the famous window that you all know of.
even though there may be works in there and he's not occupying it yet, he'll be there on Sunday. Tuesday morning, the Mass of the inauguration of his Petrine ministry will take place at 9:30 in St. Peter's Square. No tickets are required. Simply show up and enter. You'll be taken to those different areas. 9:30 Tuesday morning. We'll probably, at the briefing on Monday, have an explanation of the rite of the inauguration of Petrine ministry with some of the modifications in that ritual. Como ya conocen, la misa del inicio del pontificado será el día 19 de marzo, martes, solemnidad de San José, patrono de la Iglesia, y tendremos en la plaza de San Pedro a las 9:30 de la mañana esta misa presidida por su santidad Francisco, el nuevo romano pontífice. De una manera más detallada, ya en el briefing del lunes explicaremos pues más detalles de esta celebración de comienzo de su pontificado. También decirles que no hay billetes de acceso, sino que el acceso es libre a esta gran celebración que será en la Plaza de San Pedro, como ya están viendo, se está acondicionando y esperemos que el tiempo permita una magnífica celebración y concurrida por una multitud y por la asistencia de personalidades de todo el mundo. Mercoledì 20 marzo non c'è l'udienza generale perché c'è già stata la messa in piazza martedì, quindi non ha molto senso fare di nuovo un'udienza generale in piazza il giorno seguente. Ma il nuovo Papa darà udienza ai delegati fraterni, cioè alle diverse delegazioni delle varie chiese cristiane e forse anche ad altre delegazioni. Ecco, quindi mercoledì prossimo non c'è la prima udienza generale, ma il Papa dà udienza e riceve delegazioni venute per la messa di inaugurazione. Pour cette semaine, le Saint-Père va donner son Angelus, va animer l'Angelus depuis la fenêtre de son appartement dimanche à midi, comme prévu. Lundi matin, non, pas lundi. Il n'y aura pas l'audience générale le jour après la messe du 19, puisque le pape aurait déjà rencontré tout le monde, mais il va recevoir les délégués des communautés chrétiennes fraternelles, les protestants, les autres qui sont ici, et peut-être quelques autres groupes. Mais l'audience générale n'aura pas lieu le 20, comme prévu. El próximo miércoles, día 20, que es miércoles, no tendrá lugar la primera audiencia general de los miércoles con la catequesis del Papa. Ya se ha tenido la misa del inicio del pontificado abierta a todos los fieles el día anterior y lo que sí habrá es una audiencia especial del Papa Francisco a los delegados de otras confesiones cristianas que estarán presentes en Roma para el inicio del pontificado del nuevo romano pontífice. Por tanto, el miércoles no habrá audiencia general y sí una audiencia especial a las delegaciones de las comunidades e iglesias cristianas. Alcune informazioni che penso rispondano a delle domande che diversi di voi hanno. Abbiamo ricevuto il testo di una dichiarazione del padre generale della Compagnia di Gesù, perché molti certamente chiedono come i gesuiti vivono questo momento e se c'è qualche, diciamo, comunicato su questo. Allora questa mattina il padre generale dei gesuiti ha preparato una dichiarazione che noi abbiamo a disposizione in inglese e in spagnolo per adesso e che io metterò poi a disposizione anche in forma scritta se volete. Se vuoi leggerla in inglese. So the Superior General of the Jesuits issued this statement this morning since Cardinal Bergoglio, Pope Francis, is a member of the Society of Jesus. In the name of the Society of Jesus, I give thanks to God for the election of our new Pope, Cardinal Jorge Maria Mario Bergoglio, SJ, which opens for the Church a path full of hope.
All of us Jesuits accompany with our prayers our brother, and we thank him for his generosity in accepting the responsibility of guiding the church at this crucial time. The name of Francis, by which we shall now know him, evokes for us the Holy Father's evangelical spirit of closeness to the poor, his identification with simple people, and his commitment to the renewal of the church. From the very first moment in which he appeared before the people of God, he gave visible witness to his simplicity, his humility, his pastoral experience, and his spiritual depth. The distinguishing mark of our society is that it is a companionship bound to the Roman pontiff by a special bond of love and service. Thus, we share the joy of the whole church and at the same time wish to express our renewed availability to be sent into the vineyard of the Lord according to the spirit of our special vow of obedience, which unites us in a special way to the Holy Father. Rome, March the 14th, 2013. Doy lectura en español al comunicado del Prepósito General de la Compañía de Jesús, el Padre Nicolás. En nombre de la Compañía de Jesús, doy gracias a Dios por la elección del nuevo Papa, Cardenal Jorge Mario Bergoglio, jesuita, que abre para la Iglesia una etapa llena de esperanza. Todos los jesuitas, dice, acompañamos con la oración a este hermano nuestro y le agradecemos su generosidad para aceptar la responsabilidad de guiar la Iglesia en un momento crucial. El nombre de Francisco, con que desde ahora le conocemos, nos evoca su espíritu evangélico de cercanía a los pobres, su identificación con el pueblo sencillo y su compromiso con la renovación de la Iglesia. Desde el primer momento en que se ha presentado ante el pueblo de Dios, ha dado testimonio de modo visible de su sencillez, su humildad, su experiencia pastoral y su profundidad espiritual. Es rasgo distintivo de nuestra compañía, cita un texto propio de la Compañía de Jesús, ser un grupo de compañeros unido con el romano pontífice con un vínculo especial de amor y servicio. Por ello, compartimos la alegría de toda la Iglesia al tiempo que deseamos renovar nuestra disponibilidad para ser enviados a la viña del Señor conforme al espíritu de nuestro voto especial de obediencia que tan particularmente nos une con el Santo Padre. Roma, 14 de marzo de 2013. Grazie. Qualcuno aveva chiesto quali lingue il nuovo Papa conosce. E chi lo conosce mi ha detto che sa ovviamente lo spagnolo, l'italiano, come abbiamo anche capito, il tedesco, l'inglese e il francese. Ecco, quindi penso che anche il portoghese probabilmente lo saprà leggere o forse anche parlare. Ecco, poi è bene che se lo prepari per andare a Rio de Janeiro. Bene, okay. Those of you, many of you asked this morning about the languages that the Holy Father knows: Spanish, Italian, German, English, and French. And most probably Portuguese, but if he doesn't, he'll learn some before Rio this summer. Ante la pregunta, que el interés mostrado qué lenguas conoce el Santo Padre Francisco, naturalmente el español como lengua materna es el primer papa latinoamericano. El italiano, el inglés y el francés, además del alemán, que lo conoce muy bien. Bene, creo que podemos dar espacio a... ¿Voy a decir algo? Dottor Scelzo ci dà alcune informazioni che riguardano... Un'informazione di servizio per quanto riguarda la messa d'inizio pontificato. Dunque, la postazione generale, quella più... che è in funzione per questa circostanza, è la terrazza del braccio di Carlo Magno, ovviamente. L'ingresso sarà a partire dalle 6:30 di mattina. E l'ingresso sarà, come sempre, accanto al cancello Petriano. Bene, poi ci sarà l'ascensore che ci porterà in terrazza. Altre informazioni sempre sul sito, che viene aggiornato con maggiori dettagli.
Grazie. Allora, di via alle domande. Hello, Father Lombardi. I will ask in English language. Echo of Moscow radio station from Russia. My name is Saken. First of all, I want to congratulate you with the election of your brother Jesuit. It's known that Cardinal Archbishop of Buenos Aires was also the bishop for the Eastern Rites faithful in Argentina. For sure, Francis knows and likes Eastern tradition, Christian tradition. What do you think, how this will change the relationship between Russian Orthodox Church and the Vatican and the Holy See? And should we expect the meeting between the Pope and the Patriarch Kirill of Russia? Thank you. Grazie per la domanda, ma anche i predecessori di Papa Francesco hanno sempre avuto un grande impegno ecumenico, in particolare anche verso le chiese ortodosse. Siamo sicuri che il Papa Francesco lo continuerà con tutto il suo impegno possibile. E quali risultati raggiungeremo nel nostro cammino comune, questo lo vedremo. Preghiamo insieme perché siano molto fruttuosi. Certo, tutti da anni speriamo e desideriamo ulteriori progressi in questi rapporti ecumenici, però dobbiamo aspettarli un po' come dono di Dio e del nostro impegno, ecco. Not only Pope Francis, but his predecessor certainly had a special place in their lives and ministry for relations with the churches that you mentioned. We can only hope that that will continue in a special way, and we wait for the fruits and the results of such continued ecumenical outreach. In quanto all'impegno ecumenico del nuovo Papa, il padre Lombardi ha hecho referencia a este empeño que ya ha mostrado y vienen mostrando los romanos pontífices anteriores y el Papa emérito Benedicto XVI. Todos sabemos que el nuevo Papa Francisco lo continuará y esperamos pues que agrande esa relación y esa búsqueda de la unidad, pero esperemos que esperemos con el tiempo, esperemos, pero seguirá en esa línea imprescindible en el pastor de la Iglesia Universal. Padre Lombardi, buenos días. Me llamo Ricardo, soy de TV Cultura Brasil. Me gustaría saber, en una primera pregunta, sobre cuándo empiezan las nombraciones para las congregaciones y si esto depende solamente de la voluntad del Papa o si hay alguna otra influencia en estas decisiones. También me gustaría saber si esta manera un poco más informal del Papa Francisco es una preocupación para los temas de seguridad del Vaticano y para el Departamento de Seguridad. Y en tercer lugar, nosotros estamos haciendo un reportaje especial sobre la cobertura mediática y me gustaría saber cómo fue su experiencia durante la sede vacante, porque fuiste el rostro más conocido y más televisionado en los últimos tiempos. ¿Y cómo fue? Porque me pareció que tenía mucho buen humor y también siempre estuvo dispuesto a responder, a contestar a todas las preguntas, aunque las más sencillas hasta las más complejas, envolviendo los batliks y todo eso. Muchas gracias. No, sono io che ringrazio per tutti questi complimenti, forse eccessivi. Ad ogni modo, per la domanda sulle nomine e sul rinnovo delle nomine, è tradizione che sia una delle cose che il Papa fa nei primi giorni, perché bisogna sapere chi è il segretario di Stato, chi sono i responsabili delle congregazioni. Ecco. Molte volte in passato c'era un rinnovo fatto, diciamo, nei primi giorni, però con la formula Donae Caliter Provideatur, cioè conservandosi la libertà dopo un tempo un po' più ampio di provvedere eventualmente a degli avvicendamenti.
Questo però è una cosa che veramente dipende dal Santo Padre, molto personalmente, cioè se vuole si può consigliare con chi crede, naturalmente, però sono atti certamente di governo molto personali e quindi è la sua responsabilità e noi gli diamo la libertà e aspettiamo quali sono le sue decisioni. Però non mi stupirei se appunto nei prossimi giorni ci fossero dei rinnovi che sono però ancora magari non di lunghissimo termine, sono in vista di poter riflettere meglio e poi prendere decisioni di più lungo termine. Questo sulle nomine. Sulla sicurezza è una buona domanda, ma i responsabili della sicurezza sono al servizio del Papa e lo sanno, quindi cercano sempre di interpretare, di capire che cosa il Papa vuole effettivamente e quindi di adattare il loro servizio allo stile pastorale che il Papa usa. Se necessario, poi ci o loro o altri collaboratori del Papa potranno fare presenti se ci sono delle grandi difficoltà, il Papa saprà tenerne conto, evidentemente. Però certamente c'è uno stile anche personale dei papi che va rispettato e di cui i responsabili della sicurezza sono consapevoli che non sono loro che devono condurre il gioco, ma è il Papa e loro devono adeguarsi e interpretare questo. Tutti ricordiamo quante volte Giovanni Paolo II rompeva, diciamo, le previsioni per andare a incontrare direttamente le persone anche in situazioni che potevano essere a rischio o non previste. E questo era il suo stile, lo voleva fare e doveva poterlo fare. E chi curava la sicurezza cercava di fare il meglio possibile. Quindi questo lo vedremo, evidentemente, è una delle cose che vedremo. Certamente abbiamo già sperimentato ieri sera e questa mattina che il suo modo di spostarsi in automobile è diverso da quello che precedentemente era stato usato. Ecco. E quindi se questo significhi anche in futuro uno stile differente, lo vedremo. Bene. Per quanto riguarda io, che vuoi che dica? Io faccio quello che riesco a fare per servire tutti voi. Mi sembra che per me è stato grazie. No. Grazie. No, dico che per me è un piacere, diciamo, fare un servizio per delle notizie buone, importanti, che riguardano la vita della Chiesa e aiutare chi lo desidera a capire bene e a fare bene il suo servizio di comunicazione, perché è il suo dovere e io ho il dovere di collaborare. Tutto qui, quindi vivo questi giorni con impegno ma anche con molta serenità e direi questa nomina con molta gioia e spero che anche i giorni che seguono siano dei giorni in cui tutti possiamo dare con gioia delle buone notizie per la Chiesa e per i nostri popoli. The first question is regarding the taking up of normal business again on the part of the prefects and the heads of the different departments. In the past, it's been a tradition that the Pope would renew those in positions of leadership in the different dicasteries at his will for a certain period of time as he gets to study the situation and learns more about each particular area. The word that's often used is that when the reappointment is made, donec aliter, which I think you can say at the will of the Pope, the person remains in that position at the will of the Pope, and then they can look at each situation in the future. The mandates are usually renewed in the next few days. You'll be seeing that. The second point regarding the security of the Pope, the spontaneity with which we saw last night at work and again this morning indicates a new style of doing things.
Please remember that the security forces are at the service of the Pope and not the other way around. It's the Pope who is in charge, and he will determine what he wants to do. If there are grave or serious problems, some of the close collaborators of the Pope might say, just be careful of this or look at that. But we're going to get used to a new way of doing things. Remember John Paul II, how many rules that he broke in terms of security and going where he wished to go at his own speed and his own style. The third point is the media and the applause you just gave to Father Lombardi. Father Lombardi and the two of us and his bodyguards are at the service of everyone that's here. And we're very happy with the work that you have done. We're here to help you tell a good story. We thank you for doing that. We're here to answer the questions honestly, and we hope that you will continue to tell that story as we watch it unfolding before us. Ante la pregunta que, como saben, con la renuncia del Papa, al hacerse efectiva, todos los presidentes de los dicasterios de la Curia Romana cesan. ¿Qué hará ahora el Papa Francisco? Pues el padre Lombardi ha respondido que lo habitual es confirmarlos en su cargo de presidente de los dicasterios y se usa pues, el modo hasta que se provea de otra manera, con lo cual pues, mantiene el servicio, los mantiene al frente y al mismo tiempo pues la libertad de ir conformando pues el equipo de sus más estrechos colaboradores. Con respecto a cómo conciliar la labor del cuerpo de seguridad o la seguridad pontificia con el estilo del nuevo Papa, el padre Lombardi ha dicho que la seguridad referida al romano pontífice está en función del estilo pastoral o el estilo que adopta el nuevo Papa. No al revés, no es el Papa el que se encasilla en un estilo o en unas normas rígidas o en un, digamos, en las previsiones rígidas de un servicio de seguridad. Hay siempre esa seguridad al servicio del quehacer pastoral del Papa y todos recordamos cómo el Papa Juan Pablo II pues rompía y, bueno, y se acercaba a la gente rompiendo el protocolo y esas normas de seguridad. Por lo que ya hemos podido percibir en el Papa Francisco, ha llegado un nuevo estilo de cercanía. Lo hemos visto ya por los medios de transporte que utiliza, de usar no el coche oficial. Pues veremos cómo el tiempo se va desarrollando, pero con esta, digamos, con este modo de adaptación de la seguridad sin perderla al estilo del nuevo romano pontífice. Y por lo último, agradecerle su apreciación sobre la comunicación servida por la Santa Sede y el padre Lombardi ha dicho que no ha hecho otra cosa, efectivamente, que servir. Servir al trabajo de mediación en la comunicación que hacen los comunicadores que se han acreditado tan masivamente y lo que ha intentado es facilitarles el trabajo de ustedes con mucho gusto, con este espíritu de servicio, para llegar mejor a la opinión pública, llevando la vida y la actividad de la Iglesia que espera continuar, que se continúe haciendo en estos días con el nuevo romano pontífice, dando buenas noticias. Jean-Marie Guénois, Le Figaro, Padre Lombardi, come si potrebbe qualificare la rottura di, non di stile perché è ovvia, ma la rottura di fondo tra i due pontificati, questo Papa sembra somigliare di più a Giovanni XXIII che a Benedetto XVI. Ma io aspetterei qualche giorno per dare una, diciamo, una valutazione anche più, più seria e più profonda. Per esempio, mi interessa molto vedere anche le prime omelie, in particolare penso l'omelia della messa di inaugurazione del pontificato. Ecco, allora, quando avremo anche capito, diciamo così, lo stile di parlare, di esprimersi, i temi diciamo preferiti e così via, allora potremo, penso, fare una valutazione che non sia troppo diciamo superficiale, nel senso di legata
a dei modi esterni, ma anche a una, diciamo, a una spiritualità, a una sintesi tra la spiritualità e, la, e il magistero, diciamo, il, l'insegnamento, perché questi sono poi i punti essenziali, direi, dell'esercizio del pastorale del, del Santo Padre. Ecco, quindi non mi sento in grado di, diciamo, di fare adesso una valutazione se non rilevare quei segni che tutti abbiamo notato e che certamente sono, sono, diciamo, significativi di uno stile pastorale, mentre sappiamo bene che Benedetto XVI, pur essendo anche stato arcivescovo di Monaco, però aveva avuto una vita più, diciamo, legata al mondo accademico, all'insegnamento, e, diciamo, alla, alla, alla teologia e così via, mentre qui ci troviamo con uno che è stato pastore di una grande diocesi oramai da, da molti anni e quindi con un rapporto molto continuo e abituale con la popolazione semplice della sua diocesi. Ecco, quindi questo, sono, questo mi sembra un segno piuttosto chiaro, evidente, ma per dare una valutazione un po' più consistente credo che dobbiamo avere un po' di pazienza. Grazie. Before we begin to make very quick links with images or people of the past, linking, for example, the beautiful sight of Pope Francis last night with the man, John the 23rd, Blessed John the 23rd, let's just give it some time. Let's wait for some of the homilies. Certainly we had some indication last night of a new direction, of a persona, of somebody who's very close to his people. Keep in mind that Pope Francis has been the bishop, the archbishop of a very major diocese in South America, and he specializes in that proximity with people and being in the midst of people and being in the midst of the poor. Pope Benedict XVI was archbishop of a very big city in Europe, of Munich. He came from a very strong academic background of teaching in the universities before he came here to Rome. He came with his great gifts. Pope Francis comes with his gifts. So let's just give it a little bit of time as we watch the story unfold before us. Ante la pregunta que se ha hecho de cuál es la valoración del padre Lombardi sobre el nuevo estilo que apunta ya con las palabras y con los gestos que hemos visto en el Papa Francisco, cuál es su valoración, el padre Lombardi ha dicho que todavía es muy pronto, que habrá que esperar y tener más elementos de juicio para hacer una valoración que no sea superficial. Ciertamente, con respecto a Benedicto XVI, la trayectoria del Papa emérito, antes como arzobispo de Múnich, pero fundamentalmente con su vida referida y dedicada al mundo académico, al mundo de la docencia, de la teología, de la investigación, pues es, ha sido así fundamentalmente, con su rico magisterio cargado de reflexión teológica que hemos visto que ha continuado, incluso siendo romano pontífice, con la publicación de sus obras. Ahora, en el nuevo Papa vemos que tiene una trayectoria muy de ejercicio de pastoral directo al frente de una gran diócesis como es la Arquidiócesis de Buenos Aires, una relación muy directa con el pueblo de Dios, sobre todo con los más humildes y sencillos, y esto ciertamente lo estamos percibiendo, pero habrá que esperar, lo mismo que ha dicho el padre Lombardi, a la hora de ir atisbando su pensamiento teológico, pues a la misa de inauguración de su pontificado el próximo día 19, cuanto le escuchemos en su homilía y poder pues atisbar cuáles son los rasgos de su espiritualidad profunda, de su pensamiento sobre la Iglesia, etcétera. Rispondo a due domande che sono arrivate adesso qui dall'altra sala, così li teniamo presenti anche i colleghi dell'altra sala, forse interessano anche voi. La prima riguarda la salute del nuovo Papa, la notizia che è stata letta che in gioventù sia stato operato a un polmone.
Confermo questo, molti anni fa ha avuto un'operazione con cui gli è stata asportata una parte di un polmone. Quelli che lo conoscono da 30 o 40 anni dicono che lo hanno sempre visto in buona salute e che quindi questa non è una causa di, diciamo, di handicap per la sua vita e per la sua attività. Qui davanti a me ci sono due colleghi dell'Argentina che conoscono Bergoglio da 40 anni e che mi hanno detto che lavorando, vivendo con lui, non hanno mai notato particolari problemi. E la seconda domanda, molto diciamo, puntuale e particolare, è se questa mattina alla Basilica di Santa Maria Maggiore c'era presente anche il Cardinal Lowe. E la risposta è sì, il Cardinal Lowe l'ho visto arrivare dalla porta di Santa Maria Maggiore, era presente nella cappella della Salus Populi Romani, molto discreto, molto insieme con i membri del capitolo e i confessori, ha salutato anche lui il Papa come tutti gli altri che erano nella cappella e poi è tornato per la sua strada. Quindi diciamo come ex, lui è l'arciprete emerito di Santa Maria Maggiore, per questo motivo era presente il Cardinal Lowe, era il responsabile della Basilica di Santa Maria Maggiore fino a qualche anno fa, insomma relativamente poco tempo fa. Allora era stato informato che il Papa era a Santa Maria Maggiore e è venuto anche lui stamattina per essere presente a questo momento. Le due persone che accompagnavano il Papa nella visita erano l'attuale arciprete Santo Sabrilli Castiglio e il vicario di Roma. In answer to the questions coming to us from the journalists in the other room on the Via Conciliazione, the first question is regarding the Pope's health condition and the report that went out last night in several agencies that he only has one lung. He was operated on one lung. The lung was not taken out completely. I believe he was 21 years old when it happened, and that is quite a long time ago, and he's lived very comfortably and very well with that medical issue all of these years. There are several people here who are from Argentina that know him. Jesuits and others have worked with him, and they can attest that he's in very good shape. The second question is whether or not Cardinal Bernard Law, the American cardinal, was present this morning at St. Mary Major Basilica for the visit of the Holy Father. He was present very discreetly in one of the side chapels. He came and joined his former staff. Up until recently, Cardinal Law was the archpriest of St. Mary Major until he turned 80 and retired. Cardinal Law was present. En respuesta a dos preguntas de nuestros compañeros que están en la sede de la Sala Estampa, una referida a la, pues, el estado de salud física del Papa Francisco, ante las noticias aparecidas de que con una afección pulmonar, pues sí, es cierto que hace muchos años, en su juventud, pues tuvo una afección pulmonar por la que le extirparon una pequeña parte de un pulmón, pero quedó curado absolutamente de tal manera que su ritmo de trabajo a lo largo de todos estos decenios, esto hace ya pues más de 40, pues prácticamente 40 años o 30, 40 años, pues no ha quedado ningún vestigio y quienes lo conocen, y el padre Lombardi ha hecho referencia a compañeros que han trabajado con él, en absoluto ha disminuido su ritmo de trabajo y su dedicación al empeño pastoral, además en una archidiócesis donde el arzobispo tiene que estar muy a pie de calle y muy en el trabajo directo. Con respecto a también a la pregunta que se ha hecho sobre la presencia del cardenal Lowe, arcipreste emérito de la Basílica de Santa María la Mayor, si ha estado esta mañana y ha podido saludar al Santo Padre, efectivamente así ha sido, lo ha hecho en la capilla donde está la Virgen Salus Populi Romani y ha estado pues, junto a los confesores y a los canónigos del capítulo de la Basílica.
Patrizia Maiorga. Io mi unisco ai colleghi che ringraziano anche lo sforzo che ha fatto la Santa Sede per farci lavorare il meno possibile. Padre Lombardi, per favore un chiarimento. Sull'udienza ai delegati fraterni del giorno 20, mi sembra di aver capito male, nel senso che i delegati fraterni sono soltanto i delegati delle confessioni cristiane o anche di altre confessioni, per esempio Islam, ebrei, e se questo incontro segue anche la tradizione anche degli altri papi? Grazie. Sì. Prima rispondo anche ad un'altra piccola domanda che hanno fatto i colleghi dall'altra parte. Alla Basilica di Santa Maria Maggiore c'era anche Monsignor Genswein questa mattina come prefetto della Casa Pontificia. È normale che accompagni il Papa nei suoi spostamenti in Roma. Per la domanda che è stata fatta, ma io ho dato una visione degli impegni prossimi del Santo Padre e nell'informazione che ho avuto dalla prefettura della Casa Pontificia c'è scritto che il 20 marzo, mercoledì, c'è udienza ai delegati fraterni. Con questa parola normalmente si indicano i delegati delle altre chiese e comunità cristiane, normalmente. Però non mi riterrei troppo vincolato da questa informazione con 4 giorni o 5 giorni di anticipo. Può darsi benissimo che quel giorno il Papa incontri anche altri delegati che sono venuti per la messa d'inaugurazione del pontificato, e quindi la volta passata c'era stata la delegazione dell'ebraismo, per esempio, e così via. Quindi questo lo vedremo strada facendo. Di solito le delegazioni, diciamo, degli stati che vengono salutate al termine della stessa celebrazione. Quindi è probabile che alla fine della celebrazione di martedì il Papa saluti i delegati venuti a rappresentare i diversi governi o diversi paesi del mondo. Però per questi dettagli vi daremo un'informazione, diciamo, man mano più precisa. Anche per esempio per una messa come quella di martedì cerchiamo di dare una lista delle delegazioni in modo che voi sapete anche dei vostri paesi chi viene e così via. Ecco, quindi è un work in progress in questo campo. Lombardi. Rogelio Moratagle de la cadena Telemundo. Desde el 11 de febrero los ojos del mundo están puestos en el Vaticano, desde el anuncio de la renuncia de Benedicto XVI. Desde entonces también surgieron otra vez los temas más incómodos para la Iglesia. Una vez que se ha elegido al nuevo Papa, Padre, ¿cuál es el balance que usted hace? Y también otra más, si usted nos pudiera decir, como jesuita, ¿qué siente que haya sido electo un jesuita? Y si eso nos lo pudiera responder en español, creo que los que hablamos español le daríamos un aplauso. Prima rispondo in italiano perché come dicevo ieri sera subito dopo l'elezione, io come gesuita sono molto molto stupito, nel senso che noi siamo viviamo veramente la nostra spiritualità, il nostro servizio di chiesa più come servizio subordinato rispetto alle autorità della Chiesa che come autorità di governo di diocesi o di della Chiesa intera. Ecco, quindi per noi l'idea di un Papa gesuita è qualcosa di molto strano, di non abituale, ecco, a cui non siamo preparati psicologicamente. Ecco. Quindi questo io lo vivo e l'ho vissuto come una grande chiamata al servizio per la Chiesa universale che questo nostro fratello ha ricevuto e a cui ha dovuto rispondere per desiderio di servire il Signore e la Chiesa nel modo
nel modo migliore che gli era richiesto. Ecco, quindi lo vivo come un compimento speciale di un atteggiamento di servizio per la Chiesa e gli auguro di poterlo fare nel modo migliore. En español yo he intentado de decir que por los jesuitas es algo de muy extraordinario de ver un papa jesuita, es algo que ninguno de nosotros haría imaginado, porque en nuestra espiritualidad, en la tradición de Ignacio de Loyola, no somos más por el servicio en situación no de gobierno de las diócesis o tampoco de la Iglesia Universal, por servir siendo enviado a las fronteras con gran solidaridad con la Iglesia Universal, ma en actitud de obediencia a las misiones. En este sentido, por mí es un jesuita que recibe una llamada a la misión muy particular que ningún jesuita en la historia ha recibido y ha dado su respuesta, su disponibilidad por esta pedida de servicio que ha venido inaspectadamente de la Iglesia Universal a través del Colegio de los Cardinales. Y yo espero que podrá dar su servicio en la manera mejor. Quise decirlo en francés. En inglés lo dice. Lui lo dice in inglese, poi te lo dico in francese. I'm speaking in his name. I'm not a Jesuit. I'm not worthy to be a Jesuit. I'm a friend of the Jesuits, especially this one. We Jesuits are not used to seeking office like this. Our role is one of service, whether it's to the local church or the church in a particular country or the universal church. And I was dumbfounded. I was stunned at what happened yesterday as I saw my brother come out on the loggia. I realized that what has happened to him is nothing more than the acceptance of a great call that came to him, a call that none of us ever aspired to. There's never been a Jesuit pope, and this is truly a great thing for all of us, but is one ultimately of extreme service. Oui, j'ai essayé d'expliquer que pour les jésuites, c'est une situation vraiment extraordinaire, car notre spiritualité, notre histoire, c'est une spiritualité du service, aussi du service dans l'Église, pas dans des situations d'autorité des gouvernements de l'Église dans l'ensemble, mais d'être envoyé par les autorités de l'Église, en particulier par les papes, car Ignace disait, nous devons être envoyés par les papes partout dans le monde où il y a des nécessités de l'Église. Et alors, notre identité, c'est plus d'être envoyé que d'être l'autorité plus haute dans l'Église. Et pour nous, c'est quelque chose de vraiment exceptionnel. Et c'est la seule fois dans l'histoire, dans cinq siècles, qui se passe. Alors, je dis, bien, je comprends ça comme une grande appellation au service que notre confrère a reçu à travers du Collège des cardinaux et de l'Église universelle pour servir l'Église universelle. Et je fais mes meilleurs souhaits à lui qui peut servir bien. Comment? Il balance. De qui? Ah! Che bilancio. Ma io penso che siamo ancora in cammino, non è terminato. Lo che si è passato è la elezione del nuovo Papa, ma tenemos muchos acontecimientos importantes delante de nos en los próximos días. En este sentido, yo espero hacer un balance final. Y por nos es muy importante que hay la Semana Santa delante de nos. Es un Papa que comienza su ministerio con la semana más importante de la vida de la Iglesia Universal,
con una gran ocasión de celebrar la Misa de los Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo, la Veglia de Pascua. Esto es increíble, de empezar con todos los actos más importantes y altos del sacerdocio universal de la Iglesia. En este sentido, yo creo que por mí un balance viene en el mes de abril, después de todos estos fundamentales momentos. Y yo soy muy, muy grato a Benedicto XVI, que ciertamente ha tomado en su mente esta perspectiva, que el nuevo Papa tenga su ocasión de empezar su servicio con la Semana Santa y con la Pascua. Esto es algo de muy importante que ciertamente Benedicto XVI ha tenido presente en presentar su renuncia el 11 de febrero. Before we do an evaluation of everything that's happened since February the 11th, we're not going to now because we're still on the way. We haven't finished the project or haven't completed it. The most important thing is yet ahead of us, and that's the celebration of Holy Week and the great ceremonies that this new Pope will celebrate with us and lead us through Palm Sunday to Holy Thursday to Good Friday, the Easter Vigil, and Easter Sunday. We're very grateful to Pope Benedict because he certainly thought this through before announcing his resignation, so that the first great moments of his successor would be the privilege and the beauty of celebrating Holy Week and leading the Universal Church into that great celebration. Buenas tardes, Padre. Celia Mendoza de La Voz de América, y nos gustaría también que por favor nos contestara en español después de su respuesta en italiano. Nos gustaría saber si hay algún plan para que el nuevo Papa Francisco se reúna con Benedicto XVI, ya sea en esta semana o en la semana que viene, y si hay alguna manera de que haya alguna conversación acerca del reporte que Benedicto le va a entregar exclusivamente a él. Y la segunda parte es si saben ustedes si el primer país que él visitaría sería Argentina, su patria natal, cuando salga del Vaticano ya como Papa. Bien. ¿Cómo debo hablar en italiano o español? Cominciamo in italiano. Pues, allora, la prima parte era quando? Sì, ma ho detto prima che il Papa Francesco ha parlato ieri sera per telefono bene con il Papa Emerito, e con questo il primo contatto è stato fatto. Certamente avrà occasione nel prossimo futuro di incontrarlo personalmente. Penso che andrà a Castel Gandolfo, ma non c'è un programma preciso, una data. E di questo ovviamente quando avverrà daremo tutte le notizie che sono opportune. Ma per ora non è previsto in questi giorni immediatamente venienti, che io sappia, poi siamo pronti alle improvvisazioni e alle sorprese. Poi per un viaggio, perché possa andare in Argentina, ma vediamo che i papi precedenti, da quando i papi viaggiano, sono andati nel loro paese, quindi Papa Giovanni Paolo II ci è andato molte volte, Benedetto XVI ci è andato due volte, mi sembra, e quindi diciamo è un'attesa che credo è normale che gli argentini abbiano. Quando e come lasciamolo adesso stabilire a lui. In spagnolo. Sì, con rispetto a quando si incontrerà con il Papa Benedetto XVI, già si è detto antes che il Papa Francisco chiamò per telefono ayer al Papa Emerito, habló con él. En cuanto a una visita personal trasladándose a Castel Gandolfo, no tenemos noticia que lo haga en los próximos días, aunque cabe que el Papa pueda hacerlo, pueda improvisar este viaje, pero habrá que esperar.
Con respecto a la segunda pregunta, si el primer viaje que realice el Papa Francisco será a su país de origen, Argentina, pues el padre Lombardi ha referido que los papas anteriores, recordemos que Juan Pablo II en sus primeros viajes pues realizó la visita a Polonia varias veces, lo mismo que el papa Benedicto XVI ha realizado en su pontificado 3 visitas a Alemania, con lo cual es de esperar pues que el papa realice un viaje a la Argentina. Vamos a esperar que vayan desarrollándose los acontecimientos y ya se dirá. Hi, I'm Magda Paluch from Krakow, Gazeta Krakowska. I just want to ask you, because this morning our Cardinal Dziwisz, Don Stanislao, has a press, little small press conference, and he told that they will ask the new Pope to come to Poland in 3 years for our anniversary of our baptism. So I just want to ask you if he will come. Beh, tutti possono chiedere al Papa di andare nel loro paese, tutti lo possono invitare. Poi la risposta, questa dipende dal Papa, quindi io non sono il Papa e la lascio dare al Papa stesso. Certamente diciamo la Polonia, con la grande figura di Giovanni Paolo II, diciamo, gode di un'attenzione, ecco, della Chiesa Universale e dei successori di Giovanni Paolo II, quindi può essere un criterio anche con cui il Papa decida i suoi viaggi. Però lasciamolo fare a lui, ecco, oggi è il primo giorno di pontificato, non deve ancora fare il programma di tutti i suoi viaggi negli anni prossimi, diamogli qualche tempo. Riflessione? Bene. Come? Qui, sì, volevo dare ai miei due colleghi anche la possibilità di aggiungere qualche riflessione sull'esperienza di questi giorni, in particolare del giorno di ieri, in modo tale che potessero dare una testimonianza nelle lingue di cui sono incaricati. Muchas gracias, padre Lombardi. Para mí la experiencia de ayer fue de sorpresa, como creo que para casi todos, empezando por el propio Papa Francisco, que hoy ha ido a su residencia en estos días en Roma a recoger su equipaje, con lo cual sus pertenencias, con lo cual es que esperaba volver. Ha sido, por una parte, de sorpresa, y por otra parte, cuando he oído pronunciar el nombre, pues no he podido evitar la emoción de que un papa que habla español, un papa latinoamericano, pues esté en la sede de Pedro. Y al mismo tiempo, un papa, el primer papa jesuita, que es una congregación fundada por San Ignacio de Loyola, un español. Yo creo que esto para mí ha sido una emoción, y creo que por el estilo que hemos visto del Papa Francisco también, al mismo tiempo que esta emoción se ha compaginado, se ha compasado con un aire fresco de evangelización al tomar sobre sí el nombre de Francisco. Me ha agradado mucho, porque es un recordatorio permanente a la Iglesia de retornar al Evangelio. Y con lo cual he visto en la ventana que se ha abierto en la Basílica un aire nuevo y al mismo tiempo una ventana a la esperanza que se ha abierto en la Iglesia para los hombres y mujeres del tercer milenio con el Papa Francisco. I had two thoughts. Sunday night, we were working late, and when I came out of the office, we walked over to Piazza Navona, and we met Cardinal Bergoglio half the way and walked with him back to the Casa del Clero. And we had a lovely conversation on the way, and just at the end, he took my hands and he said, pray for me. I said, are you nervous? He said, a little bit. He's a wonderful man. I've known him since 2001 when I prepared World Youth Day, and the simplicity is so striking, and yet it's not a simplicity that's without a solid foundation.
what I saw last night. I was stunned at what happened last night, absolutely stunned. And I had a lot of images running through my mind. I didn't expect the pontificate to begin with a Buonasera. He chose not to follow the beautiful ritual in Latin, but it's clear that he is the pastor who was coming to meet his people in the Diocese of Rome. And I closed my eyes, and we shouldn't make comparisons right away, but I couldn't help but feel the presence of John the 23rd and the smile of John Paul the I, and that courage and firmness of John Paul the II, and the solid rootedness in Jesus Christ of Benedict the 16th. So what I found last night, and I thought about it a long time when I finally got home at 3 o'clock this morning, that the story continues. We have a pope, and we have a shepherd, and he's going to build it on a solid foundation. Bene, grazie mille. Allora domani mattina penso che ci troviamo all'una per ulteriori aggiornamenti qui. Grazie a voi. Buon lavoro.